Con oltre 10 milioni di copie vendute, God of War non è soltanto una delle esclusive di maggior successo di PlayStation 4, ma è anche uno dei migliori giochi della generazione, il coronamento della crescita artistica di Cory Balrog. Per esprimere appieno il suo enorme potenziale, la visione del director necessita dell'arrivo di almeno un sequel, che con ogni probabilità potrebbe trovarsi in piena fase di produzione. Per ingannare l'attesa che ci separa dall'avvento di PlayStation 5 e dal ritorno di Kratos, abbiamo provato ad immaginare che cosa vorremmo da God of War 2, che per brillare più del predecessore dovrà compiere le proverbiali fatiche di Ercole. Sebbene non l'abbiano menzionato direttamente, gli annunci del lavoro di Sony Santa Monica lasciano intendere che il proseguo del viaggio di Kratos e Atreus sia attualmente in sviluppo. Basti pensare alla posizione aperta per un senior combat designer, a cui, oltre alle ovvie competenze in materia di combat system e gestione dei nemici, è richiesta un'approfondita conoscenza dell'ultimo God of War. Sorvolando sugli altri esempi che potremmo farvi, è abbastanza lampante l'intento del famoso tema dinamico che Sony ha regalato alcuni mesi fa. Sulla barca di legno in sfondo è infatti possibile intravedere una scritta che preannuncia l'arrivo del Ragnarok, il catastrofico evento che sconvolgerà i regni della mitologia nordica nei prossimi capitoli. Ultimo, ma non per importanza, è il tweet di Kim Newman, una narrative animator che è tornata ad indossare la tuta per il motion capturing, segno che il team stia effettuando alcune prove prima di coinvolgere il resto del cast. Dobbiamo essere persone migliori. Kratos pronuncia queste parole prima di spezzare il collo a Baldur e scatenare l'ira di Freya, che dopo aver aiutato lo Spartano e suo figlio per tutta l'avventura promette loro la più atroce delle vendette. La regina del Valchiria sarà solo una parte del problema del prossimo capitolo, dal momento che il guerriero dovrà affrontare anche la collera di Asgard. A tal proposito, nella parte conclusiva di God of War, Atreus ha avuto una visione del futuro tutt'altro che rassicurante, incentrata su colui che nella mitologia reinterpretata da Balrog è forse il dio più sanguinario di tutti, Thor. All'interno del sogno premonitore, ambientato in un periodo imprecisato del celebre Fimbulna Winter, il lungo inverno che precede Ragnarok, il potente dio del fulmine raggiunge la casa nella foresta per sfoderare il Mjolnir e, presumibilmente, tentare di uccidere colui che non solo gli ha portato via il fratello, ma anche Magni e Modi, i suoi due figli. Le minacce principali del quinto episodio dovrebbero quindi essere Thor e Freya. Di certo Atreus dovrà confrontarsi con il peso di essere un dio e metabolizzare le informazioni ricevute sul finire di God of War, e lo stesso potremmo dire di Kratos, che nelle criptiche raffigurazioni sul muro di Jotunheim parrebbe aver fatto luce sulla sua stessa morte. Non sappiamo quali altri incontri ci riserverà il lungo itinerario, ma se dovessimo fare un nome penseremo a Fenrir, il gigantesco lupo destinato ad uccidere Odino. Magari a seguito di alcuni scontri feroci potrebbe avvicinarsi a Loki perché è attratto dalla sua capacità di comprenderlo, un po' come è accaduto per l'immenso serpente del mondo. Sì, lo sappiamo, in teoria queste creature sarebbero la progenie di Loki, ma se c'è una cosa che riesce al team di Santa Monica è proprio la capacità di reinterpretare i miti classici. In ogni caso, ci aspettiamo di rincontrare Brock e Sindri, ai quali Kratos potrebbe chiedere un aiuto per raggiungere il regno dei nani. Guidati da Mimir, Atreus e suo padre potrebbero far luce sui misteri che ruotano attorno alla figura di Tyr, il dio della guerra che, stando ad alcune teorie, potrebbe essere nient'altro che Kratos. Ad ogni modo, il fatto che la divinità abbia visitato i luoghi al di fuori del dominio di Asgard, dal regno dei Greci fino a quello degli antichi Egizi, potrebbe rivelarsi di fondamentale importanza per il futuro della serie. Inoltre, grazie alle sue visioni, Atreus potrebbe comunicare con sua madre Fey, magari esplorando con la mente alcuni eventi del passato o, addirittura, del futuro. Abile guerriera, ma anche guida amorevole e sapiente, la defunta compagna di Kratos è diventata tra le figure chiave di God of War, anche senza apparire direttamente. La gigantessa potrebbe svelare a Loki diversi dettagli sul Fimbulna Winter e fungere in qualche modo da perfetto sostegno emotivo in un percorso di crescita diverso da qualunque altro. Prima di passare oltre, ci sembra giusto spendere due parole sui possibili mondi esplorabili che, di certo, costituiranno una componente fondamentale dell'offerta ludica. Nel corso di God of War, Kratos e Atreus hanno effettivamente visitato 6 dei 9 regni dell'universo narrativo, ma con un bel po' di limitazioni annesse. Muspelheim, il dominio infuocato di Sutrir, era di fatto una grande arena di lotta legata ai contenuti secondari, e lo stesso potremmo dire dei dungeon procedurali di Niflheim, provarsi da una nebbia in grado di risucchiare a poco l'anima dei malcapitati.
Jotunheim, la terra dei giganti ormai caduti, ha ospitato il finale dell'avventura, ma era praticamente inesplorabile, al contrario di Midgard, Alfheim ed Helheim. Nel prossimo capitolo della serie diamo per certo il ritorno della terra degli uomini, con le sue bellezze e i suoi numerosi segreti in attesa di essere scoperti. Non sappiamo se e in che forma ritroveremo il Lago dei Nove, ma siamo certi che lo Spartano si avventurerà in aree completamente inedite del mondo di gioco. Per quanto concerne il regno degli Elfi Chiari, crediamo di averlo esplorato a sufficienza nel titolo del 2018, ma che dire di Helheim? La Terra dei Morti è diventata fonte di tormento per Kratos, complice al ritorno dei fantasmi del suo passato, e potrebbe ospitare un'ulteriore sezione all'interno del sequel. Il desiderio di visitare le lande infuocate di Muspelheim è poca cosa in confronto all'idea di esplorare strutture brulicanti di nani, a Svartalfheim o la mitica casa degli dei Vanir. Grazie alla potenza di PlayStation 5, il regno di Freya e le sue meraviglie potrebbero colpire anche l'occhio più esigente e appagare gli animi di chi desidera una maestosa boss battle. Immaginiamo infatti che la strega del bosco abbia chiesto udienza a Odino in persona al fine di stipulare una temporanea alleanza per far fronte a Kratos, il nemico comune. Ricongiuntasi con le sue ali, la prode guerriera potrebbe rivelarsi un'avversaria decisamente ostica per il fantasma di Sparta, poiché è in grado di ricorrere anche alla magia. Mentre dello scontro con Thor preferiamo parlare in seguito, crediamo sia arrivato il momento di citare Odino, un vero e proprio protagonista invisibile di God of War. Il padre degli dei ha in buona parte segnato il destino di tutti i personaggi coinvolti, ha mandato Baldur, Magni e Modi sulle tracce di Atreus e ha spiato ogni mossa dello Spartano attraverso gli occhi dei suoi corvi. Non ci aspettiamo una sua presenza massiccia, ma è lecito pensare che nel prossimo capitolo possa fare la sua prima apparizione. Allo stesso modo, non crediamo che ci verrà permesso di muoverci per Asgard, eppure ci è impossibile scartare a priori una fugace occhiata alle splendide sale degli Aesir. Per quanto riguarda l'offerta ludica, i ragazzi di Sony Santa Monica non potranno far altro che costruire il sequel sulle solide basi del predecessore, massimizzando l'impatto scenico, diversificando gli enigmi e i boss, o introducendo elementi inediti nel combat system. Forte del velocissimo hard disk di PlayStation 5, il prossimo episodio potrebbe avere un mondo di gioco più ampio e consentire a Kratos di spostarsi per i reami dell'Yggdrasil per ragioni sceniche e non per mascherare l'insorgere di un lungo caricamento. Non è da escludere poi che, per ragioni narrative, ad un certo punto il nuovo ciclo di God of War saluterà Kratos, il suo simbolo per eccellenza, e con ogni probabilità sarà Atreus a prendere il suo posto. È possibile che nel gioco ci ritroveremo a vestire i panni di Loki, magari sfruttando le sue capacità sensoriali per risolvere alcuni enigmi. Immaginando che non ci siano grossi salti temporali durante il gioco e che quindi l'età di Atreus sia più o meno la stessa del primo capitolo, passato il timone al ragazzo, il giocatore potrebbe avventurarsi nei cunicoli per attivare congegni legati alle porte principali o all'avanzamento di un puzzle. A ciò potremo aggiungere delle brevi sezioni investigative basate sull'interazione con vari elementi dello scenario per determinare la posizione di scrigni e oggetti utili. È lecito ipotizzare che potremmo controllare in prima persona Atreus durante i duelli, caratterizzato da un combat system più agile di quello del padre e dall'utilizzo dei suoi poteri magici. Dando per scontato il ritorno dell'esplorazione in barca e dei racconti di Mimir, vorremmo proprio imbatterci in altri esseri umani o quantomeno in degli abitanti senzienti dei regni. Questi incontri infatti rappresenterebbero occasioni perfette per narrare interessanti sottotrame e dar vita ad incarichi secondari degni di nota, utili ad esplorare la crescita di Atreus e le nuove consapevolezze di Kratos, ormai sempre più lontano dall'identità di fantasma di Sparta. Anche sul fronte del sistema di combattimento, il lavoro svolto con il God of War del 2018 è stato impeccabile e non crediamo che possa subire un vero e proprio stravolgimento. Ci piacerebbe che l'incarnazione PlayStation 5 offrisse un maggior numero di finisher per tipologia di nemico, in modo da rendere spettacolare anche la più breve delle battaglie. Siamo inoltre certi dell'arrivo di attacchi runici inediti, pensati per sprigionare effetti particellari fuori scala e reazioni più credibili del mondo di gioco. A tal proposito, lo Spartano potrebbe continuare a fare uso dell'ascia e delle mitiche lame, a meno che queste non vengano distrutte da Thor, e al contempo trovare nuovi strumenti lungo il cammino. I combat designer, in ogni caso, dovrebbero ritrovare il perfetto equilibrio tra spettacolarità e bilanciamento, in modo da mantenere alti livelli di epicità, ma senza banalizzare l'esperienza. Grazie a nuove soluzioni registiche potremo inoltre assistere al ritorno del salto, un vero toccasana per l'espansione delle combo, che tra l'altro potrebbero prevedere la rapida alternanza degli strumenti di morte. Vista la magnificenza dell'opera del 2018, non vediamo l'ora di scoprire la presentazione visiva del nuovo capitolo che, oltre all'esplorazione, renderà a dir poco memorabili gli scontri con i boss. Oltre al dio del tuono, tra draghi, bestie mitiche e giganti, ci aspettiamo delle boss battle realmente fuori scala, capaci di farci sgranare gli occhi per l'incredulità.
In base alla sua valenza in relazione alla trama principale, ci farebbe piacere scontrarci in qualche forma con Athena, che potrebbe prendere il posto della Valchiria Sugran come boss segreto di fine gioco. In God of War c'era un'ottima varietà dei nemici, ma lo stesso non si poteva dire dei mini boss. I troll sparsi per il mondo avevano aspetto e moveset sostanzialmente identici e costituivano uno dei pochi aspetti meno brillanti del pacchetto. Visto il ricco bestiario della mitologia norrena, ci aspettiamo che Sony Santa Monica faccia fronte a questo piccolo problema, introducendo una serie di avversari tutt'altro che amichevoli. Forte della potenza di PlayStation 5, God of War 2 potrebbe insomma superare il predecessore in tutti gli aspetti e dar seguito allo splendido viaggio di formazione del giovane Atreus. Voi cosa ne pensate? Cosa desiderate da questo nuovo episodio? Fatecelo sapere nello spazio dei commenti, ma prima ricordate di iscrivervi al canale per restare sempre aggiornati su ogni video di EveryEye.it.